Buongiorno a tutti e ben ritrovati, sono le 12 e 18 minuti in questo istante di oggi mercoledì 19 febbraio 2020, siamo qui in diretta da Milano All News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Apriamo la nostra puntata come sempre leggendo l'indice dell'aria che ci arriva dalla Arianna di Via Tortona, credo se non sbaglio. Siamo a 62 il livello dell'aria, quindi anche oggi aria abbastanza pessima nella città di Milano, nonostante si pensava tornassero a livelli accettabili. Invece vediamo che appunto il vaso di Wise Air in questo momento legge ben 62 picogrammi per metro cubo, quindi ben oltre il livello di 25 del PM2.5 di norma, diciamo di regola, che non si dovrebbe superare, e quindi insomma teniamo sotto controllo come sempre. Ringraziamo i ragazzi di Wise Air per aver installato tante arianne in giro per la città in modo da poter respirare l'aria di Milano e capirne i suoi livelli. Torniamo però al tema, iniziamo questa nuova puntata parlando di teatro. Sapete, ne parliamo spesso, Milano e teatro è un binomio imprescindibile, ma quest'oggi parliamo di un teatro storico, di una sigla storica che è MTM. Lo facciamo con il suo presidente Gaia Calimani, presidente di MTM. Buongiorno Gaia. Buongiorno. Grazie mille di essere qui con noi oggi. Allora, appunto, dicevo, una sigla MTM che ormai è entrata a far parte del panorama milanese dei teatri in maniera importante, ma ricordaci un po' appunto che cos'è MTM, cosa fate, certo, e da dove arriva. Certo, MTM, che è Manifatture Teatrali Milanesi, è l'unione del Teatro Litta, il Teatro Leonardo e la Sala della Cavallerizza. 5 anni fa la compagnia storica del Teatro Litta si è fusa con la compagnia Quelli di Grock, e da allora Manifatture MTM è diventato, come dire, il nostro progetto. Un progetto che si occupa sia di formazione per il teatro con due scuole, sia di teatro, e ci piace pensare che è anche un momento di un'occasione di ringiovanimento di spettatori, creare un pochino di nuovo pubblico, che il teatro, vero che a Milano è il teatro, perché abbiamo circa 50 teatri aperti ogni sera durante il periodo autunno-inverno, ma abbiamo bisogno anche tutti di creare nuovo pubblico. Di creare il pubblico, interessante questa cosa del creare il pubblico, appunto spesso si dice tanta offerta, però poi se poi non si anche educa forse a un certo punto, o comunque se non si va verso a cercarsi reciprocamente, nel senso io vengo da te e tu vieni da me, insomma a volte viene complicato, no? E invece il vostro lavoro anche proprio in funzione dopo questa grande fusione, che insomma è stata anche una scommessa abbastanza fortissima, sì, due magari difficile anche molto, all'inizio, molto, immagino. Molto, ma sta dando i suoi frutti, io penso, e quindi siamo molto contenti. Chi è il pubblico milanese che state intercettando e come fate a spronarlo, a portarlo sempre di più nelle vostre sale? È il pubblico che pensa che la parola teatro sia sinonimo di noia, di cosa lontano da loro, di incomprensibilità, di fatica, e quindi è un pubblico che a cui va fatto provare il teatro, secondo me. Siamo in un tempo, nel bene o nel male, in cui la parola esperienza forse a volte si deve un po' più far vivere l'esperienza teatro, okay, che portare a teatro. Noi abbiamo un'attività molto forte, l'abbiamo sempre avuta, per rivolta al pubblico giovanissimo, intendo scuole dell'obbligo, ma soprattutto scuole superiori. Okay. Poi lì abbiamo, come dire, una grande fedeltà. Ma si sa che le scuole superiori scelgono di andare a teatro le insegnanti. Dopo c'è, in teoria, ma questo è un problema che, come dire, abbiamo un po' tutti noi che facciamo questo lavoro, c'è un buco, nel senso che poi il pubblico ritorna a teatro, magari con il ricordo di quando venivano con la scuola, perché a noi succede, okay, questo, però poi ritorna dopo i 30 anni. Ah, quindi c'è un buco in mezzo. C'è che... un gap. Dove un comunque gap, appunto, c'è un'offerta in realtà per quel buco, ma viene poco recepita, molto ovviamente. Viene poco recepita, insomma, è inutile che lo dico, sono periodi in cui è tutto più facile. Il teatro è un po' più faticoso, cioè devi proprio volerci andare per andare a teatro. Dopo, in realtà, stiamo scoprendo che diversificando l'offerta riesci a intercettare anche pubblico che magari abitualmente non sceglierebbe il teatro.
Due teatri fondamentalmente, sì, MTM Teatro Litta gestisce, e Teatro Leonardo. Due teatri molto diversi tra di molto loro. Molto diversi. Quali sono le caratteristiche di questi due luoghi? Allora, il Litta è il teatro antico, più antico teatro di Milano in attività, è un teatro all'italiana, è un teatro dentro a un palazzo storico, è stato costruito dalla duchessa Litta a metà degli 1600, quindi è il teatro barocco, è un teatro bomboniero. Il Teatro Leonardo invece è un teatro moderno, è un teatro da 500 posti. Fuori dicevo 500 posti, insomma, è una bella scommessa ogni volta. È una volta, bella sfida. Situato in una zona universitaria di grandissimo passaggio, ma anche in una zona, in un quartiere. Il Teatro Leonardo è molto radicato anche in territorio. Sì, assolutamente. La cosa bella è la zona 3. I cittadini del municipio 3, i cittadini di Lambrate vogliono bene al Teatro Leonardo. Assolutamente, ma devo anche dire, anche, no? Mi sembra, sì, devo anche proprio dire che il risultato di questo è dovuto al grossissimo lavoro proprio del municipio 3, che ha sempre fatto un lavoro di diffusione del... Salutiamo Luca Costamagna, che non sapevo, sì, che sarebbero arrivati i complimenti per te, Luca, facevamo la puntata. Lui forse è l'assessore in assoluto più sensibile sul teatro. Hanno saputo... Vabbè, poi gli mandiamo il pezzo allora, sì, regia. No, ma lo dico, cioè lui lo sa che... Perché, ma i risultati si vedono. In zona 3 non c'è solo il Teatro Leonardo, eppure tutti noi colleghi dei teatri di zona 3 traiamo grandissimo profitto in senso di, come dire, di fermento, di domanda, di attività, di movimento proprio da... insomma, ci sono stati dei progetti. Molto interessante, molto interessante capire, vedere come appunto un'istituzione come quella del municipio, che un po' i milanesi non fanno fatica a capire, esatto, cosa sia ancora e tutto, in realtà nel vostro campo può intervenire, aiutare ad essere proprio poi il teatro sotto casa, essere una cosa mia ancora di più, no? Assolutamente, assolutamente, ancora di più. Poi il Leonardo, che fa, era il teatro della parrocchia, è riuscito a sdoganarsi, nel senso a diventare un teatro riconosciuto, okay, in città, ma anche appunto dove noi abbiamo le signore che non dicono che scendono con le ciabatte, per carità, però con questo stile, con si questa... sentono a casa, assolutamente, è un prolungamento del salotto di casa, assolutamente. Bene. Insomma, complimenti, è un gran lavoro riuscire, sì, a fare una cosa del genere in un quartiere comunque periferico, quindi comunque insomma, sì, dove magari è difficile anche riuscire a, sì, portare certi argomenti, soprattutto un quartiere molto vissuto nelle ore diurne dovuto all'università, e poi è un quartiere che tendenzialmente tende a essere soltanto dei residenti, quindi ovviamente non ci sono locali di richiamo in zona, quindi il Teatro Leonardo è una bella luce vitale. E allora parliamo un po' di questa stagione, cosa avete portato in questa stagione? Allora, questa stagione è partita già a settembre, abbiamo 55 titoli nel nostro cartellone, e siamo forse a metà della cavalcata tra i nostri titoli. Intanto, mentre stiamo parlando, facciamo vedere, sì, tutti i vari spettacoli, sì, che saranno, sì, da, sì, qui adesso alla questi fine che della vedete stagione. Sono quelli, diciamo, da adesso, da febbraio fino a luglio, perché poi noi andiamo avanti fino a luglio. Anche un'altra cosa è che le stagioni teatrali stanno molto destagionalizzandosi. Prima a maggio finivano le proposte teatrali, okay, noi andiamo avanti fino al 7 di luglio, quindi tanto. E una cosa a cui tengo tantissimo, molto molto, è stata una creazione mia e di Valeria Cavalli, che è una delle nostre responsabili artistiche, quella di intercettare all'interno di tutte le proposte del cartellone di MTM un filone legato alla creatività femminile. Quindi un contenitore che noi abbiamo voluto chiamare Le ragazze raccontano, e dove abbiamo registe, attrici, drammaturghe al femminile, e questa cosa devo dire che ci ha ripagato tantissimo, nel senso che quest'anno Le ragazze raccontano hanno avuto non solo una bella risposta di pubblico, ma proprio una visibilità, un richiamo, un appeal, e questo ci fa molto piacere, e quindi stiamo già lavorando alle ragazze raccontano per la prossima stagione. Beh, ragazze di Milano, si è raccontato molto bene il teatro, mi vengono in mente nomi veramente storici, sì, del teatro milanese. Con le ragazze raccontano, a questo punto dacci qualche nome e convincici a venire a vedere qualche spettacolo, allora, di questa a marzo bellissima. Abbiamo una ragazza che è Michela Cescon,
a cui invito tutti, perché è uno spettacolo che è molto faticoso, è stato molto faticoso portarlo a Milano, perché è un investimento da parte di Michela, da parte nostra, da parte tutti, e questo Talkinez, uh-huh. E vi dico, venite. Anche se non vi interessa il teatro, anche se pensate che il teatro non è per voi, io dico fate un salto all'Itta. Mm. E poi da lì stiamo avendo queste bellissime letture la domenica sera in Cavallerizza a cura delle attrici di Atir, e poi avremo il Teatro Stabile di Bolzano con un Macbeth con la regia di Serena Sinigaglia, un cast strepitoso con una regia assolutamente anticonformista, e quindi proposte, diciamo marzo sarà un mese abbastanza eccezionale, io penso. Ho visto che ci sono anche altre, oltre alla Casa Conte, ci sono altri filoni, ho visto, sì, no? Sì, perché sì, comunque sì. Cercate appunto di dare un'idea a chi poi possa venire, appunto, dicevi che magari non conosce bene il teatro, così si possa avvicinare a qualcosa e poi capire che quel, sì, genere, quel filone può interessarmi e quindi continuare, sì, no? A noi ci piace, come dire, pensare di essere come una casa editrice, sì, okay, che pubblica collane. Collane, ok, quindi esatto. Ragazze raccontano. Le ragazze raccontano, è una collana. Che altre collane avete a catalogo? Esatto. Gaia, dimmi un po' che altre collane avete a catalogo. Abbiamo degli artisti e delle compagnie in residenza, uh-huh, che quest'anno, ma anche in passato e in futuro, potranno presentare i loro progetti. Vabbè, abbiamo la compagnia storica di Corrado D'Elia, che ogni anno propone 2 o 3 titoli nella nostra stagione. Quest'anno abbiamo la prima personale delle Ninas Drag Queen, domani sera debuttiamo al Teatro Leonardo con un Drag Penny Opera, quindi, uh-huh, i classici rivisitati da meravigliosi attori drag queen, che sono degli attori però, quindi, come dire, recitano davvero e in modo molto, molto simpatico e piacevole. E poi abbiamo il filone legato a proposte più eterogenee, più popolari. Abbiamo avuto Drusilla al Teatro Leonardo, avremo Cobain, Zero Calcare, sì, in primavera. E poi un'altra, abbiamo tutto un filone sulle performance. Antonio Sixti, che è il nostro curatore artistico, segue tutto un filone sulle performance, e a giugno avremo un Getsemani nel palazzo, all'interno di Palazzo Litta, itinerante. Un po' questo è quello che cercavo di dire, no? Cerchiamo anche di proporre delle esperienze che non siano necessariamente ci si siede sulla poltroncina di velluto, sì, e si guarda. A volte anche si sta in piedi o si cammina tra i cortili di Palazzo Litta e succedono delle cose. Ho visto anche, insomma, lo sforzo che stai cercando di fare, anche uno sforzo economico proprio. Ho visto, sì, pazzesco, delle tessere, delle agevolazioni, è veramente che roba, sì, da... Cioè, dice proprio da curva popolare, verrebbe dire, no? Bisogna, perché così il pubblico, cioè, che non sforzo hanno... forte riuscite, dovete fare per riuscire a portare... Sì, sì, noi abbiamo, come dire, siamo in pochi, tutto sommato, per il numero di attività che abbiamo. Infatti, visto l'ultimo spettacolo fino a luglio, mi sembra, metà luglio, sì, mi sembra, sì, aver visto. Sì, no? Cioè, 7 luglio, cioè, andiamo, insomma, avanti. Sì, il 7 luglio, ma il 15 settembre ricominciamo, quindi, come dire. Cioè, non fate il tempo neanche... Quello. No, esatto. Cioè, andiamo giusto un fanno, attimo, okay. E sì, noi abbiamo oltretutto delle proposte, appunto, per cercare di fidelizzare il pubblico, una tessera, un abbonamento arcobaleno che ti permette di vedere in tutti i nostri teatri le proposte. Abbiamo questa offerta molto carina che chiunque venga al botteghino dei nostri teatri con un oggetto arcobaleno entra a 20 euro sempre. Tutte le prime nei nostri teatri entri a 15 euro. E poi abbiamo promozioni, quelle per i giovani. Infatti abbiamo visto, infatti, nel filmato che mi ha dato veramente sì, interessante. Sì. Fa capire però appunto come bisogna proprio reinventare completamente il teatro, sì, anche, no? Non solo nelle rappresentazioni, che immagino essere sempre più innovative, anche immagino poi Leonardo con un certo tipo di teatro, ma anche proprio nella gestione di un teatro, anzi in questo caso di 2 teatri, insomma, sì, di un mondo. Bisogna essere, inventarsi veramente ogni volta, sì, qualcosa di nuovo. Come dire, non bisogna mai fermarsi. Non è solo però andare a vedere teatro MTM, no, ma anche volendo poterlo fare teatro, no? Sì. Perché avete anche tutta la parte, sì, di formazione, assolutamente, giusto? Assolutamente, noi abbiamo la scuola Grock, scuola di teatro, che fa corsi sia amatoriali,
per ragazzi, bambini e adulti, e poi ha la scuola quadriennale di teatro specializzante. E poi abbiamo i corsi Litta, che sono un'academy rivolta in particolare al musical, e quindi a Palazzo Litta, al Teatro Litta, noi abbiamo questi 500 ragazzi che studiano musical. Diciamo che siamo un piccolo Saranno Famosi. Stavo pensando, infatti, mi viene in mente questa immagine. Diciamo il mio sogno futuro. E non parlavo di Saranno Famosi, quello che piaceva a noi negli anni '80, quello lì, nel senso. Esatto. Non sì, quello non con Leon Johnson. Dopo, non quelle robe dopo, no, che ecco. Quello ce ne c'è solo lui. Quello con Leroy Johnson. Ho voluto fare la precisazione perché giustamente... C'è solo lui, anche perché l'età, noi siamo di quegli anni. Non quelle robe dopo, noi no, non ci interessano. Neanche guardato. Però è interessante che questo, cioè capire come il teatro, nonostante c'è l'offerta di qualcos'altro, è pazzesco ormai. Cioè uno può veramente non uscire di casa e avere tutto a casa sua. Non devi neanche più comprare i libri perché ce li hai sullo smartphone, non devi più andare al cinema perché c'hai Netflix. Non compri più giornali. Non compri più giornali perché c'è il PDF in un attimo, tutto. Non parli quasi più con nessuno perché tanto WhatsApp vale più di 1000 parole però, a volte. Però, ma ecco, vuoi fare teatro. Ecco, la perché cosa sono 500 ragazzi che vogliono fare 500 teatro? 500 a Litta. E poi abbiamo 700 ragazzi a Grocca Scuola di Teatro. Non è... Allora, c'è una grande cosa, secondo me. C'è un grande bisogno, voglia di farlo, il teatro, cioè di essere protagonisti. C'è molta più fatica a poi che questi protagonisti, i potenziali, vogliano venire a vedere teatro. Oh, una bella, scusa, una bella cazziata dal presidente per chi fa, no, andate a vedere, inutile che imparate solo a far teatro, dovete anche andarlo a vedere. No, è una fotografia incredibile, nel senso che io non so se è quelli risultato. Quelli della mia epoca dicevano io non la guardo, la TV la faccio, sì, per cioè, fare gli snob, si faceva 80, così, no? Si faceva così. È un po' così però, io, okay, io non lo vado a vedere il teatro, non ne ho bisogno, lo faccio. C'è un po' questa cosa, io non so se è il risultato dell'epoca dei reality, non voglio fare, come dire, discorsi. Sì, questa è una delle letture, però su questo c'è tantissimo da lavorare, perché noi che abbiamo tra le due scuole più di 1000 iscritti, non è scontato che questi 1000 iscritti vengano a vedere le proposte. Però sfatiamo ancora un altro mito, 1000 iscritti, ma la qualità c'è come però? Sì. Perché io ho parlato anche con appunto la scuola Grock, sono venuti anche i vostri, vi raccontavano appunto che nonostante appunto magari possa sembrare un po' che magari i primi arrivano magari spinti dalla voglia di noi abbiamo di, una grande di reality, selezione come dicevi tu, e noi abbiamo una grande selezione. È sempre più difficile fare anche selezione, mi diceva, cioè che comunque si alza il livello. Sì, infatti noi abbiamo corsi amatoriali, che vuol dire che uno si diverte a giocare a fare il teatro e va bene. Ben venga. Invece di andare a fare il corso di cucina, Pilates, vai a fare il corso di teatro. Bene. Ma i corsi professionalizzanti sono corsi che puntano in alto. Noi abbiamo il primo anno della scuola Grock, parte con circa 100 iscritti e poi arrivano in 7 il quarto anno. Wow. Perché fa capire comunque che sono dei sacrifici, bisogna farne. Sì, anche bisogna... perché noi offriamo al quarto anno offriamo la borsa di studio gratuita. Quindi i ragazzi vengono selezionati, pagano fino al terzo anno e il quarto anno, quindi la selezione è massima. Cioè noi puntiamo su quelli su cui crediamo sia importante. Allora, siamo quasi in chiusura, chiudiamo quindi con un messaggio di speranza. Sì. Certo. Questo significa che appunto allora, un pubblico che magari fa un po' fatica, ma pian piano arriva, mi sembra di capire. Sì. Una produzione che nonostante 1000 milioni di problemi che si possa avere, perché pensate un problema esiste nel momento in cui mettete in piedi uno spettacolo teatrale, esiste e anche tutto, di più di quello, esiste tutto. Comunque continua a produrre, perché insomma abbiamo visto un cartellone davvero pieno, tante produzioni italiane anche. Noi andiamo avanti, assolutamente, quindi, sì, produciamo anche noi stessi. Cosa può essere che spinga quindi nonostante tutto... insomma con tutti i venti avversi in realtà... Io conto sul bisogno di rincontrarsi e sulla esperienza di stare insieme alle persone. E allora ti chiedo, Gaia, proprio che siamo in chiusura, perché questa sera sono non ho visto c'è il cartone, ma c'è qualcosa questa sera sicuramente. Sì noi abbiamo la adesso, compagnia ecco. Oies in Perfetto. Scena al Teatro Litta, allora, perché questa sera non devo stare sul divano ma venire al teatro? Perché a parte vedo dei ragazzi che recitano dal vivo e non vedo delle sagome o dei pixel.
Perché secondo me questo ancora vale, perché ogni sera accadono cose diverse, perché sono fatte al momento, sono fatte da persone, e quindi questo vale la pena. E poi perché trovi un teatro con tante persone, trovi un bar dove berti un aperitivo, e tutto sommato alle 10:30 tu sei libero di tornartene a casa tua, di aprire la televisione, accendere lo smartphone, ma con un'esperienza in più. È una cosa interessante, detto, appunto. Ricordiamo che è una cosa che molti hanno paura, cioè il teatro non è una cosa che dura. Molti hanno paura di essere sequestrati a vita dentro. Assolutamente. Ricordo che questo, che infatti è interessante, è quasi un prima serata, cioè siete liberi poi di fare lo qualcosa. Lo spettacolo che abbiamo in scena adesso, My Generation, uno spettacolo giovanissimo, fatto da ragazzi giovanissimi al Teatro Lita, alle 10 è finito. E quindi poi potete tornare a casa, potete fare tutto pixel. Ancora però appunto l'esperienza serata... del teatro è un'esperienza che so che sembra strano magari per te dirlo, perché insomma vivi di teatro da sempre, ma no ma non, respiri... io non sono una teatrante, okay. Nel senso che non sono un artista, e quindi mi rendo conto, io arrivo dall'ambiente della pubblicità, quindi assolutamente mi rendo conto che io il teatro l'ho scelto, e l'ho scelto perché è un luogo, e un luogo e per stare con certi tipi di persone, che secondo me in teatro trovi persone che a me piacciono. Quindi se volete trovare persone che vi piacciono, andate, sì, andate a teatro, andate, se volete appunto anche questa sera c'è in cartellone lo spettacolo Alitta, comunque sul sito di MTM immagino. Sì, abbiamo tutto. Un'app. Ecco, ricordate le coordinate, come fare per sapere tutto su di voi. Siamo il teatro con l'app, quindi scaricate MTM Teatro e avete tutto, avete le cartine dove raggiungerci per i percorsi, tutte le promozioni, avete tutte le stagioni, avete le informazioni sui nostri corsi di teatro nel vostro smartphone. Altrimenti ovviamente www.mtmteatro.it trovate sia il Litta che il Leonardo anche sul sito. Vi invito davvero ad andare a controllare tutto, vedete, scaricatevi l'app così sì, capirete davvero tutto quel mondo che è MTM, sì, perché sì, veramente sì, un universo, anzi non dire neanche sì, un mondo. Abbiamo anche un bar a Palazzo Litta, e quindi un bar, sì, scuola, sì, formazione, due teatri, la sala, tantissime tantissime offerte che aspettano solo che voi andate a prenderne, a usarlo il più possibile, davvero. Gaia, io ti ringrazio veramente tantissimo, complimenti grazie per il lavoro voi che stai facendo con MTM, tienici aggiornato su tutti sì, i vari, ci rivediamo con la catalogo nuova stagione, che tutte le collane che pubblicherete, va bene, io davvero ti ringrazio tantissimo e complimenti, e porta il nostro auguro a tutta la squadra, certo, di MTM. Certo, grazie mille a Gaia Carimani, presidente di MTM. Io ringrazio anche voi che ci avete seguito, come sempre Good Morning Milano torna venerdì sempre qui in diretta con una puntata alle 12:30 qui su Milano News, sempre per voi, per contare Milano, città metropolitana, è tutto quello che fa grande la nostra Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.